a fare il lavoretto. Ma cosa vi abbiamo fatto? Ci avete abbandonato davanti ad uno schermo. Era uno degli slogan che questa mattina al campus scolastico campeggiava sugli striscioni tenuti in mano da studenti, insegnanti e mamme, tutti uniti e insieme nella mobilitazione sciopero nazionale che anche a Pesaro ha raccolto un'adesione altissima. Sostenuta dal Comitato Marchigiano Priorità alla Scuola, l'iniziativa di oggi, tenutasi contemporaneamente in 60 piazze italiane ed oltre a Pesaro anche nella città di Ancona, è nata con l'obiettivo di appoggiare in tutto il paese lo sciopero indetto dal sindacato COBAS e dal Coordinamento Nazionale Precari della Scuola. Una manifestazione per dire basta alla didattica a distanza e soprattutto per chiedere la riapertura imminente delle scuole. Striscioni, megafoni e tamburi in mano per chiedere ancora che le risorse del Recovery Fund siano destinate anche al rilancio della scuola pubblica e quindi riservate anche al sacrosanto diritto all'istruzione e allo studio. Siamo qui a manifestare perché la didattica a distanza sta incominciando ad essere un problema effettivo, un problema strutturale. I ragazzi hanno bisogno a tutti gli effetti di tornare in classe, noi ragazzi abbiamo bisogno. Gli alunni purtroppo non riescono più a sostenere questo regime di lavoro. L'amministrazione regionale si è dimenticata i ragazzi dietro gli schermi dei computer e non ha intenzione di ricominciare a pensare a loro a breve termine, e noi abbiamo bisogno di questo. Anche il governo centrale si è espresso in questa direzione e siamo molto contenti. La priorità alla scuola deve essere veramente la priorità del paese. Scioperiamo perché siamo stanchi di vedere cadere su di noi tutte le contraddizioni generate dall'inadempienza di una classe politica che a più livelli ha deciso fondamentalmente di non prendersi carico di quel diritto, di far rispettare quel diritto essenziale che è il diritto all'istruzione. Una politica miope che non bada e non tiene in conto le conseguenze che avranno questo stato continuo di deprivazione. Dare alla scuola tutti gli strumenti necessari per riaprire in sicurezza. Questo è, non chiediamo nulla di più. Vogliamo che la scuola ritorni al centro del pensiero del governo. Non dimentichiamoci gli adolescenti che praticamente sono un anno che non frequentano la scuola. Riportare la scuola al centro con un piano ben preciso, vaccinazioni a tappeto, stabilizzazione dei precari, l'eliminazione delle classi pollaio, cioè sono tutti temi che non nascono oggi, ma parliamo forse di 20 anni fa e oggi paghiamo lo scotto magari di un'istruzione lasciata sempre un pochino ai margini. Tutto quello che prevede i protocolli noi l'abbiamo fatti, i nostri bambini i compiti li hanno fatti, gli adulti? L'11 gennaio abbiamo presentato un'interrogazione in aula chiedendo di fare screening periodici ai ragazzi, una richiesta che non è stata accolta dalla giunta Acquaroli, ma proprio oggi vediamo che invece questa proposta è arrivata anche a livello nazionale dal ministro Bianchi, che ha annunciato di tornare prima possibile in aula con screening ogni lunedì per i ragazzi. Tra l'altro, ora che metà del corpo docente è vaccinato non ha più senso nemmeno rimanere a casa. Con la bella stagione, l'apertura delle finestre, i docenti vaccinati, io mi auguro che subito dopo le vacanze di Pasqua si possa finalmente riprendere la didattica in presenza.